Il Gargano sbarca sul The Guardian, la Puglia più green, così descrive lo Sperone d'Italia nel suo reportage appena pubblicato sia sul cartaceo che online, la giornalista inglese di fama internazionale, sub-editor nella sezione Travel del The Guardian, uno dei quotidiani in lingua inglese considerato stampa di riferimento per accuratezza e imparzialità di esposizione. Un reportage che parte dal sentiero delle orchidee a mattinata, passando dalla sacralità di Monte Sant'Angelo e dall'impossibile Ponente Foresta Umbra, arrivando fino alla costa dei trabucchi storici del Gargano tra Vieste e Peschici. Tra le esperienze vissute dalla giornalista inglese, alcune sono state imperdibili e degne di nota. La dimostrazione di pesca sul trabucco storico, esperienza promossa dall'associazione Rinascita dei Trabucchi Storici del Gargano, che da anni si impegna a ricostruire quello che ad oggi è un simbolo della Puglia, oltre che sito candidato a diventare patrimonio dell'UNESCO. E poi il giro in canoa lungo la costa, la passeggiata in barca, in foresta, lo slow trekking tra i sentieri incontaminati guidati dal Gargano Nature e la degustazione dei prodotti. Sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio sono stati poi i temi che la giornalista più volte ha evidenziato. Una bella vetrina dunque per la Puglia e per il Parco Nazionale del Gargano. Questa volta però l'itinerario descritto vede nella sostenibilità e nel fare sistema la sua unicità. Apparire nelle sezioni travel del The Guardian oggi è un'ambizione delle più importanti destinazioni turistiche internazionali, che il gruppo di operatori green possa essere di ispirazione per tanti ancora che vogliono promuovere il territorio pugliese, nello specifico quello della Montagna del Sole.